Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Se dobbiamo andare a fare un concorso, prepariamo la nostra esibizione. Cantare in libertà. Se stiamo cantando ad un concorso, sicuramente ci sarà una platea, ci sarà il pubblico. Ricordiamoci che è importantissimo coinvolgere la gente. Coinvolgere non significa per forza farli battere le mani, ma coinvolgerli emotivamente. Quindi cantiamo sempre per il pubblico. In questo modo la giuria sarà comunque un po' influenzata dalla nostra positività e dal pubblico che magari sarà entusiasta e ci farà un applauso magari più forte. Prepariamoci prima i movimenti che dobbiamo fare quando dobbiamo cantare la nostra canzone. Sì, dobbiamo prepararli prima. Ogni artista che fa una tournée o fa un'esibizione a Sanremo o qualsiasi concorso sa già i movimenti che deve fare. In questo modo noi avremo sicuramente la situazione sotto controllo. Non si tratta di non essere poi, come dire, liberi di muoversi. Ma assolutamente, come si prepara una scena teatrale, sapendo quello che si deve dire, quando e come muoversi, allo stesso modo si deve preparare una scena, una canzone durante un concorso. È importantissimo. Se per la tua esibizione decidi di stare fermo, va benissimo stare fermi, l'importante è guardare il pubblico, ma sai già che starai fermo in un modo corretto. È brutto vedere movimenti sconnessi, il microfono che passa da una parte all'altra senza un ordine. È proprio brutto da vedere. Quindi, se decidi anche di stare fermo, rimani fermo e canta per il pubblico. Però saprai già che quella è la tua esibizione in quel momento. Ricordiamoci che se vogliamo utilizzare l'asta microfonica, lo possiamo fare. Possiamo scegliere i momenti in cui stare con il microfono fermo sull'asta. Muovere l'asta se vogliamo dare un po' di energia, possiamo togliere il microfono dall'asta e avanzare, ad esempio, poi ritornare. Insomma, questo lo possiamo giocare perché l'asta è uno strumento scenico. Facciamo solo attenzione quando togliamo il microfono dall'asta, perché certe volte va un po' forte, diciamo, e quindi rischiamo di farci male. Ciao, se ti è piaciuto il video ti invito a mettere un bel mi piace qui in basso e se non l'hai ancora fatto ad iscriverti al mio canale. Seguimi inoltre anche sulla pagina Facebook Cantare in Libertà e se hai delle domande da rivolgermi non esitare a scriverle nei commenti. Grazie.